Ciao a tutti! Oggi prepareremo il risotto zucche e funghi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono riso di tipo carnaroli, zucca tagliata a cubetti, funghi, acqua, dado vegetale bimbi, pancetta a cubetti che è facoltativa, parmigiano grattugiato, vino bianco, olio extravergine d'oliva, sale, scalogno, rosmarino, pepe e noce moscata. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno ed azioniamo il bimby per 3 secondi a velocità 5. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio, e facciamo insaporire per 3 minuti 120 gradi, velocità 3. Posizionare la farfalla sulle lame. Mettere la zucca, 80 g di acqua, e facciamo cuocere per 8 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere i funghi, la pancetta, il rosmarino, la noce moscata, il pepe, il sale. Ed azioniamo il bimby per 3 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere il riso, il vino, ed azioniamo il bimby per 2 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere il dado, l'acqua, mescolare con la spatola, facendo attenzione a non togliere la farfalla. E facciamo cuocere per 15 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Sotto è pronto, trasferire in una pirofila, mantecare con il parmigiano grattugiato e servire. Risotto, zucche e funghi. Grazie e alla prossima ricetta!